Daniele Ucchi, mostre di obiettivi in Giappone, il relatore sono io. Vediamo la presentazione di Daniele. Come correlatore è intervenuto sulla tesi il professor Palumbo per quanto riguarda la verifica delle illustrazioni fatte da Daniele. Daniele ha scelto come argomento per la sua tesi mostre giapponesi, si è voluta però soffermare su una categoria specifica, i mostri educativi. Nonostante negli ultimi anni l'interesse per queste creature sia in continuo aumento, ancora nessuno è dedicato l'intera pubblicazione ai mostri educativi, analizzando quindi come la paura possa essere utilizzata per educare sia i più piccoli che i più grandi e può essere un vero e proprio strumento sociale. C'è stata quindi una prima fase di ricerca molto importante. Daniele si è informata sulla nascita e la diffusione di tale storia e poi analizzare e individuare i mostri creati con lo scopo educativo. Successivamente si è soffermata sull'analisi iconografica di tali creature, ha individuato i simboli, i dettagli e i ricorrenti delle svariate rappresentazioni, passaggio fondamentale per iniziare la fase di raffigurazione di tali creature. Daniele ha prestato attenzione nel cogliere e mantenere le caratteristiche fondamentali per conoscere i mostri educativi. Tutta questa fase preparatoria ha portato alla realizzazione di un libro con le storie di 24 mostri educativi e la rispettiva rappresentazione realizzata intagliando la carta. Questa scelta richiama esplicitamente la xilografia, il kirigami, entrambe tecniche molto diffuse in Giappone, ma soprattutto la serigrafia, in quanto la serigrafia come origine della tecnologia o della tecnica con le maschere utilizzate per questo metodo di stampa. Io voglio aggiungere a questa presentazione che il lavoro di Daniela, come in tutte le cose in cui Daniela si è confrontata, è stato un lavoro attento e preciso e soprattutto è stata un'esperienza di, per me che sono stato da relatore, un'esperienza costantemente di verifica e comprensione di un percorso che ha avuto una maturità importante. Grazie per la presentazione. Allora, come detto, la mia tesi parla di mostri educativi in Giappone. Perché il Giappone? Ho scelto il Giappone perché fin da piccola la cultura nipponica mi ha influenzato fortemente. Partiamo per esempio dagli anime che guardavo sempre in TV come i Pokémon, cioè una volta Pollon, o i manga che leggevo come One Piece o più recente My Hero Academia. Il mondo cosplay inoltre mi ha sempre molto affascinata, quindi la creazione di costumi e ambientazioni per ricreare appunto il mondo anime manga. E infine i videogiochi. Passavo tantissime ore appunto a giocare a Pokémon con Nintendo DS e quindi diciamo che sono sempre stata molto amante del Giappone. Perché i mostri invece? I mostri è una creatura terribile che sono stati noi uomini a creare, la teniamo ed è una creatura che pensiamo sia molto potente. Il mostro quindi è potenzialmente tutto ciò che è diverso, tutto ciò che sta fuori dalla nostra normalità, per quanto riguarda l'aspetto fisico, per le abitudini, per la cultura. Quindi secondo me era molto importante indagare l'origine di queste creature per esercitare la paura che abbiamo nei confronti di quest'ultima, per saperla affrontare e superare. E il Giappone ha saputo fare molto bene questa cosa, perché hanno trasmesso oralmente queste storie per secoli e quindi riescono a convivere in tutta tranquillità con la presenza di questi esseri. Infatti abbiamo Renko Matsuri, che è la festa di Renko, dove i bambini vediamo che creano dei tempietti fatti di rametti e legnetti dove pregano appunto queste creature, o il Capodanno nella prefettura di Akita, dove gli uomini si travestono da mostri e vanno a spaventare i bambini, come da tradizione. Perché educativi? Abbiamo detto che quindi queste storie venivano raccontate, ovvero trasmesse oralmente dagli uomini. Nel Medioevo si raccontavano ai monaci che avevano sbarrito la retta via e si diceva loro che l'unico modo per salvarsi era tramite la preghiera. Successivamente, con l'epoca delle guerre civili, invece, si raccontavano ai samurai per temprare il coraggio, per sentire non avessero paura di niente e di nessuno. Con il periodo della pace iniziarono a raccontare queste storie invece ai bambini per insegnargli cosa fare, cosa non fare, come comportarsi in determinate situazioni. Quindi i mostri diventarono dei veri e propri strumenti sociali molto forti.
La paura però per alcuni diciamo che non era un metodo di insegnamento vero e proprio. Infatti negli anni 70 un gruppo di persone contestava l'utilizzo di questo ultimo all'interno delle storie per i più piccoli perché si pensava che si terrorizzassero a vuoto. Molti si opposero a questo appello tra gli psicologi che sostenevano che la paura o comunque gli antagonisti delle storie sono molto importanti perché aiutano a far capire al bambino che il male esiste e che bisogna saperlo affrontare. Il mio progetto quindi si suddivide in due parti. Abbiamo il primo libro, che è il libro prettamente teorico, quello più piccolo, con la copertina rossa, dove nel capitolo 1 mi concentro sulla storia della diffusione di questi racconti. Quindi nel XIX secolo l'Europa iniziò a avere un forte interesse per i racconti popolari, quindi esempio dei fratelli Grimm, che nel 1812 pubblicavano la prima raccolta di storie. Il Giappone è molto tardivo in questo interesse, quindi le storie continuavano a essere trasmesse in modo orale fino al 1948, quando si pubblicò la prima classificazione dei racconti giapponesi. Nel capitolo 2 invece mi sono concentrata sull'analisi di queste creature, che sono suddivise in quattro grandi famiglie. Abbiamo gli yokai, che sono degli esseri maligni, dotati di poteri fuori dall'immaginario umano. I bakemono, che sono degli animali che riescono a mutare forma e a controllare la mente umana. I yurei, che sono gli spiriti di persone defunte che non riescono a trovare la pace, quindi il nirvana, non riescono a incarnarsi a causa di legami informativi con nomi dei vivi. E infine gli oni, che per il mondo occidentale sono i veri e propri demoni. Nel capitolo 3 mi soffermo invece sulle storie e l'analisi iconografica dei 24 mostri che ho selezionato durante la mia fase di ricerca, i mostri educativi, appunto. Alcuni esempi possono essere la kaname, che è una creatura umanoide di piccole dimensioni con una lingua molto lunga che appare di notte nei bagni sporchi per nutrirsi della sporcizia residua sulle superfici. E quindi questo mostro insegna ai più piccoli a mantenere sempre il bagno pulito. La cascita invece, letteralmente lingua rossa, appare soltanto nei periodi di siccità, nel momento in cui qualcuno ruba l'acqua ai propri vicini di casa, aggravando ulteriormente la situazione. Quindi questo insegna appunto a non essere egoisti nei confronti degli altri. Il kappa invece è un yokai molto famoso, è uno dei più famosi in Giappone, e risiede appunto in laghi o fiumi e appare nel momento in cui i bambini non prestano attenzione mentre stanno giocando nei pressi appunto dell'acqua e rischiano di essere trascinati giù e morire in modo violento. Il volume 2 invece, che è il volume più grande, raccoglie le rappresentazioni dei 24 mostri educativi con le relative storie. La tecnica scelta per la rappresentazione è quella del kirigami, quindi l'intaglio della carta. Richiamo quindi molto forte per la xilografia, ma anche per la xilografia, per le prime sperimentazioni delle maschere in Giappone. La rilegatura scelta è la rilegatura a quartini rovesciati, detta alla giapponese, e i quartini vengono fresati, incollati sul controdorso, quindi il lato aperto, solitamente avviene il contrario. Questa rilegatura ha uno scopo ben preciso, che è quello di rendere la tridimensionalità nel disegno durante la fase di sfoglio. Per questo ho deciso di scegliere la versione in bianco. Il primo step quindi è stata la realizzazione del prototipo in bianco per decidere dove posizionare testi e immagini. Il secondo step è stata la realizzazione di 24 disegni, quindi sono partita da una prima analisi iconografica di tutti i 24 mostri, ho realizzato degli schizzi per ognuno di quest'ultimi. Dopo la prima fase di schizzi sono passata ai definitivi, con la supervisione appunto del prof Palumbo, che ho realizzato i definitivi, che vediamo qui, che saranno quelli che appunto verranno tagliati nella fase successiva. Sono molto diversi gli uni dagli altri, questo dipende appunto dall'iconografia di ognuno. Le zone nere sono quelle che verranno intagliate nella fase di intaglio, e le zone bianche invece rappresentano il foglio. Quindi tutte queste 24 illustrazioni sono state poi nel terzo step è stata realizzata la prototipazione rapida e la correzione di eventuali criticità. Ho usato il plotter da taglio, quindi ho importato i miei file del software apposito. Il plotter, leggendo la silhouette del mio disegno, ha creato appunto l'intaglio. Qui vediamo sulla sinistra il lavoro finito di intaglio e i residui sul piano di lavoro. Qui si vede meglio la fase in cui il foglio appunto si alza, tutto ciò che non interessa avere definitivo rimane incollato sul piano. Ho realizzato la prototipazione per tutti e 24 i disegni, evidenziando appunto
capacità di ognuno per poi andarle a modificare e di provare nuovamente una seconda volta. Nel momento in cui tutto... Seconda, terza, quarta... Sì, parecchie volte. Nel momento in cui tutto andava bene, ho proceduto appunto con l'intaglio definitivo. Qui vediamo i volumi insieme. E qui vediamo il risultato finale. Quindi sulla sinistra il disegno definitivo di partenza, sulla destra l'intaglio definitivo. Notiamo che appunto la legatura alla giapponese dà un effetto di tridimensionalità al disegno, quindi nonostante sia bianco su bianco, il disegno, l'intaglio spicca molto bene ed è molto netto, e questo vale per ognuno dei 24 intagli. E visto che i mostri vivono nell'ombra, cosa è meglio di utilizzare l'ombra per poter evidenziare il mostro? Giusto Daniela? Sì. Grazie. A voi. Ma poi mi hai fatto anche una versione blu. Poi mi hai fatto anche una versione blu. Allora, in realtà ho fatto prima una versione blu. Solamente adesso che... Adesso voglio vedere come ve la spiega. Solamente che non convinceva entrambi. Nel senso... abbiamo provato varie versioni, abbiamo provato una versione nera, una versione blu e una versione bianca. Le abbiamo provate a intagliare tutte e piegandole ci siamo resi conto che la versione bianca rendeva molto molto meglio l'idea di qualcosa di che sappiamo che c'è, che non si vede, quindi un qualcosa di enigmatico. In confronto con lo blu invece dove il disegno spiccava nettamente. Quindi abbiamo preferito... La linea con la funzione del mostro. Esatto. Okay. La versione colorata doveva avere poi al suo interno... Al suo interno volevo mettere una carta leggera, comunque un foglio molto leggero, colorato per far risaltare ancora meglio il disegno, però con la versione bianca ci siamo resi conto che questo non era necessario, quindi abbiamo modificato. Allora, io devo dire che il lavoro di Daniela, che voi l'avete conosciuta come mia assistente all'orario, Daniela finché che non prende una decisione ci ha sbattuto non solo la testa ma ci ha impattato frontalmente e è difficile fargliela tornare indietro. È stato un lavoro di estrema precisione, è partita con un'idea ed è arrivata ad ottenere quello che era la parte del progetto iniziale. La sperimentazione di alcune cose è stata proprio una sua volontà per dire voglio vedere, voglio provare, magari faccio un prototipo in più, magari proviamo alcune illustrazioni in più, proprio per cercare di arrivare a quello che era il suo progetto che aveva, ecco, vedete, stampato, realizzato, quello che era in testa sua all'inizio del lavoro della tesi. Daniela poi non ha detto la difficoltà del plotter, tutta la parte di elaborazione delle illustrazioni, ve l'ha fatta vedere prima una cosa, ho disegnato, poi ho prototipato, ho cercato di vedere tutte le criticità che a video non progettista non può vedere, ha subito provato la parte della realizzazione. Quindi ogni illustrazione ha richiesto una mole di tempo, di aggiustamenti, di adattamenti proprio per essere ottimizzata per poter poi essere utilizzata. Domande? Io se puoi dire qualcosa più sul lavoro di sintesi che hai fatto per passare dalla presentazione dal schizzo a... Sì, allora diciamo che l'iconografia di alcuni mostri è molto semplice, invece altri sono molto dettagliati. Infatti c'è stato un lavoro di sintesi molto impegnativo anche perché durante la fase di intaglio avevo già in mente che il disegno non poteva essere troppo dettagliato. Infatti alcuni mostri ho dovuto modificare molto perché il foglio si rompeva o perché alcune linee erano troppo vicine l'una dall'altra, quindi si rischiava che il foglio si rompesse. Di conseguenza ho dovuto sintetizzare moltissimo, ho preso gli elementi più importanti e ho mantenuto quelli, senza aggiungere dettagli in più. E anche qui con il professor Palumbo c'è stato uno scontro epico tra sintesi della forma, la necessità del plotter, l'eliminare il dettaglio ma non troppo per poter lasciare la possibilità di leggere l'illustrazione. Ovviamente togliendo del materiale, quello che rimaneva doveva essere l'essenziale da descrivere nella totalità la sua, cioè il pittogramma, chiamiamolo così, che è stato
realizzato. Bene, Luca, grazie. Bene, noi ci vediamo, ci aspetti qui. Allora, Daniela. In qualità di presidente di questa commissione ti conferisco il diploma accademico di primo livello in progettazione grafica e comunicazione visiva con una valutazione di 110 su 110 con lode. Applauso. Per aver realizzato un lavoro complesso capace di tenere insieme le qualità narrativo sintetiche e quelle tecniche. Congratulazioni. Per aver sopportato l'esia con l'orario e i danni difficili di aver sopportato